guys, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua ragazzi per un video alquanto insolito, il mio primo vlog ragazzi sul nostro canale, perché ho visto che vi piace molto sentirci parlare appunto a proposito dei videogame. Ovviamente non andremo mai fuori da questo genere ragazzi, perché il canale è appunto qualcosa che riguarda i videogame. E quindi ho deciso di fare questo piccolo vlog ragazzi per parlare di alcune cosette. Ovviamente sapete il canale è gestito da noi tre fratelli, gli Amendola Brothers, i fratelli Amendola. Questa sera ci sono solo io in video, Salvatore, appunto per parlarvi di queste piccole cosette. Spero che vi piaccia questo piccolo angolino dove possiamo parlare tu per tu. Ovviamente in questo momento io non sento le vostre risposte, le vostre domande, però c'è il box commenti qua sotto, quindi potete scrivere quello che volete, potete anche prendermi in giro, non c'è problema, qualsiasi commento sta ben accetto. Se avete qualche domanda, sicuramente faremo un video, se ci sono tante domande, un video dove risponderemo a tutte le vostre domande. Quindi non esitate a commentare qua sotto con qualsiasi cosa, ragazzi, come ti chiami, beh lo sapete Salvatore, quanti anni hai, tutte queste cose così, scaricate tutte le vostre domande qua sotto nel box commenti e poi ragazzi vi risponderemo sicuramente, cerchiamo di rispondere quasi sempre a tutti. Perché questo video ragazzi? Avevo già iniziato a parlare a proposito di questo argomento che toccheremo, se di alcuni argomenti che toccheremo stasera, nel video gameplay di Project Spark. Però poi mentre parlavo ho detto aspetta un attimo, ma questo è il gameplay di Project Spark, non ne vale la pena di parlare di queste cose durante il gameplay, e quindi ho deciso di fare questo piccolo vlog. Vengo e mi spiego. Molte persone ragazzi ci hanno chiesto perché facciamo tanti video diversi. Avete visto, facciamo gameplay dal retro gaming, il video delle news, ci stanno tanti video, abbiamo partecipato ai long play di multiplayer, stiamo facendo un po' di tantissime cose. Tutti quanti ci hanno chiesto, ma perché non continuate sempre, decidete 5-6 serie, 7 serie e procedete con quelle tutte le settimane. Stiamo facendo tante serie perché stiamo andando per tentativi ragazzi. Abbiamo su per giù 350-360 iscritti per il momento, il che sono tantissimi per noi e di questo vi ringraziamo. Però per il popolo di Facebook, per gli altri canali che vediamo su Facebook ragazzi, non sono tantissimi, e quindi stiamo cercando di scegliere le serie più adatte che vi piacciono. Quindi se vediamo che voi da casa rispondete con tante visualizzazioni sotto una serie, una per esempio quella del Napoli è quella la più seguita, quindi la facciamo ogni settimana e non credo che la interromperemo mai, finché vi piace ovviamente. Poi finisce il campionato non ne potremo più fare, però abbiamo qualcosa in riservo anche per quando il campionato sarà finito, siccome proprio perché vi piace. Quindi stiamo cercando di tentarle tutte ragazzi, appunto per entrare nelle vostre corde, per fare quello che vi piace. E a proposito di questo ragazzi, spero che tutti quanti voi potete commentare con le cose che vi piacciono appunto qua sotto. Volete vedere un gameplay di un gioco uscito 10 anni fa? Non c'è problema, ce lo procureremo e vi accontenteremo. Ci sono tanti giochi del passato che vorremmo fare, però non li trattiamo ragazzi, perché sarebbe difficile riuscire a capire quale gioco suscita il vostro interesse, perché noi siamo qui per voi ragazzi, non per noi. Noi ci divertiamo sia a giocare, la nostra passione lo facciamo per divertimento, non veniamo pagati . Quindi se avete qualche suggerimento, senti Salvatore, ma io vorrei vedere il gameplay di Project Dark Zero uscito nel lontano 2005 su Xbox 360, non c'è problema ragazzi, scrivetelo nel box commenti come vi dicevo prima, e quello che sarà possibile fare sarà fatto sicuramente. Appunto per esempio c'era arrivato il suggerimento di fare una serie su Tombi, non volevo fare una serie solo su Tombi e abbiamo deciso di fare l'angolo del retro gaming grazie ai vostri suggerimenti, ok ragazzi? Spiegato il motivo di perché facciamo tante serie, speriamo di trovarne quelle 4-5 che vi piacciono tanto, così portarle avanti. Per adesso abbiamo l'angolo del retro gaming, il Napoli e NBA, che sono fississime ragazzi perché vi piacciono tanto, visto che ci sono tanti fan dell'NBA nel nostro canale. E ora c'è un piccolo sfogo da parte mia, perché questa cosa purtroppo oggi, soprattutto per quanto riguarda il gaming, su YouTube c'è poca visualizzazione, poca visibilità per i nuovi emergenti. Noi siamo nuovi emergenti e purtroppo si vedono sempre ragazzi, sempre le stesse facce, soprattutto facce che secondo me, non voglio fare nomi e cognomi, non hanno talento. Perché se io mi metto davanti al computer, dico parolacce e mi metto a fare oh cacchio mentre sto giocando, e avere 500.000 iscritti, e si sta andando un po' fuori dal gaming. Si forse molti iscritti vengono per la bella faccia, oppure per, non lo so, per un motivo X che non riesco a capire. Mentre ci sono altri youtubers, io non parlo di me, dei quali questi qua ve li cito perché dovete andarli a vedere, tipo
c'è uno dei miei youtubers preferiti, dalla quale io prendo molta ispirazione, che è logicamente Jim. Questo youtubers, ragazzi, alla metà dello youtubers di cui parlavo prima, di iscritti, però ragazzi, a due... Quando fa un gameplay, sì, è vero che li fa sempre in modo ironico, come cerchiamo di fare anche noi, per farvi divertire, perché se io mi metto a giocare così e vi faccio vedere solo il gioco, non c'è quel divertimento, non c'è quella voglia di seguire. Ma lui, sempre in modo ironico, ma seriamente e con molta professionalità, fa unboxing, fa video gameplay, spiega le funzionalità di un gioco, spiega le funzionalità delle console, di tutto, ragazzi. Se volete cercare uno youtuber serio, appunto, andate a vedere logicamente Jim, ragazzi. Secondo me ha solo 160.000 iscritti, sono tantissimi, tantissimissimi, però in confronto ai 500.000, secondo me dovrebbe essere l'incontrario, è la cosa. Un altro che, per esempio, se vogliamo distaccarci dai gameplay, uno youtuber normale che secondo me merita molti più iscritti di quanti ne abbia, è Marco Merrino Croix89. Ovviamente c'è chi può piacere e chi no, ragazzi, però fa dei video veramente divertenti, e quando si dice che uno ha talento, non emette tantissimi di video, però è un ragazzo con il talento. Questo perché? Perché purtroppo io, girando su YouTube, io li guardo i video su YouTube, non perché sono youtubers non vado a vedere gli altri video, anzi, forse li vado a vedere più di voi, e vedo che ci sta sempre le solite facce, sempre, soprattutto, mamma mia, io non ce la faccio, quando vedo a uno che fa sorrido sempre, ciao, e c'ha 10.000 cacchio di condivisioni, 10.000 condivisioni per uno che fa sorrido sempre, ciao, tutti a che va a capo in domur, ciao, non è possibile, è incredibile, ragazzi. E poi sono ragazzi con veramente tanto talento, sono costretti ad andare avanti con pochi iscritti, poche condivisioni. E non parlo di noi, ragazzi, perché noi siamo appena nati, non sono manco 4 mesi che abbiamo fatto il canale YouTube. Quindi, come si dice a Napoli, c'è una mamagna felle pana, prima di poterci, ne dobbiamo mangiare fette di pane, prima di poter arrivare a quei traguardi. Io non posso vedere uno che fa sorrido sempre, ciao, che ha 100.000 visualizzazioni. È uno youtuber, come dicevo prima, al livello di logicamente Jim, che c'ha la metà delle condivisioni che c'ha questo. Non è possibile, è incredibile. Oppure, che ne so, uno che fa vedere cose squallide, ragazzi. Mi ricordo c'era all'epoca, un paio d'anni fa, Gemma del Sud. Smettiamola di guardare questa munnezza, come dico io. Ah, è munnezza. Cerchiamo di guardare qualcosa di serio. Meno male che c'è YouTube. Meno male che c'è YouTube, perché si sta differenziando con YouTube. Scegliamo noi cosa guardare, ragazzi. Scegliamo noi cosa guardare. E cerchiamo di scegliere, parlo pure per me, scegliamo sempre le cose ad più normali. Non andiamo, la Trash TV già ci sta, il Grande Fratello e tutti i reality vari che mandano in televisione, Uomini e Donne, per non dirne tanti altri. Se uno vuole guardare la spazzatura, si guarda Italia 1, si guarda un canale così. Su YouTube scegliamo noi cosa guardare, ragazzi, quindi lasciamo perdere questi incredibili, non mi ci capacito. Tornando a videogame, volevo parlare di un argomento che io ci tengo molto, a proposito del rilascio annuale di certi giochi. Ma adesso passiamo a un altro discorso, però. Ad esempio, c'è una serie, una delle mie serie preferite, che Assassin's Creed, esce un gioco a cadenza annuale. E forse da quest'anno addirittura due, perché ne uscirà uno per console next gen e uno per console old gen, cioè PlayStation 3 e Xbox 360. C'è chi dice, ragazzi, che questo sia un problema. Io non lo vedo un problema, perché se il gioco che deve uscire è un gioco valido e mi propone delle novità, non stravolgendo la classicità della serie. Perché, ragazzi, tutti quelli là che dicono ma Assassin's Creed è sempre lo stesso gioco, scusate per la pronuncia, Assassin's Creed, vabbè, me ne frega proprio, ma Assassin's Creed è sempre lo stesso gioco, non cambia mai, eccetera eccetera, vi sbagliate, ragazzi, vi sbagliate. Perché ogni anno credo che sia difficilissimo per quelli di Ubisoft trovare una nuova epoca in cui ambientare il proprio gioco, figuriamoci questa volta due, una nuova epoca. È una nuova location, un nuovo personaggio, crearlo a livello di carisma. Infatti, per esempio, con Assassin's Creed 3 non ci sono riusciti. Connor è, diciamo, il personaggio di Assassin's Creed che mi piace di meno. Quindi è difficilissimo, ragazzi. E il gioco non perde mai di qualità. È sempre qualitativamente sopra, possiamo vedere le recensioni che ne hanno fatto tutti i giornali, riviste di videogiochi, è sempre sopra l'8, l'8 e mezzo, 9. Non scende mai da quei voti, quindi il gioco è valido. Soprattutto con questo maestro qua che c'ha qua dietro. Il gioco è ritornato ai nefasti di un tempo, ovvero a un personaggio a carisma come quello di Assassin's Creed 2, Ezio Auditore,
che preferisco sempre pure a Ken Wei, eh. Cioè preferisco sempre Ezio Auditore a Ken Wei. Però ragazzi, il personaggio c'è tanto. Quindi, se il gioco mi dà sempre la stessa qualità, non rovinando il brand, perché no non farne uscire uno all'anno? Anzi, ben venga uno all'anno, così ho più giochi da giocare. Viceversa, ci sono delle serie che proprio perché la gente si lamentava ma sono sempre gli stessi giochi, sempre gli stessi gameplay, sempre le stesse cose. Vi prendo due esempi lampanti, ragazzi, che io mi piange il cuore quando vedo queste due serie. Il primo è Resident Evil. Resident Evil, c'erano i primi quattro capitoli, ragazzi. Resident Evil 1, 2, 3 e... anzi, i primi cinque capitoli. No, i primi quattro capitoli. Resident Evil 1, 2, 3 e Code Veronica X uscito su PlayStation 2. Che erano dei capolavori, ragazzi. Dei capolavori. Poi, siccome la gente ha iniziato a dire ma però questo gioco dovrebbe essere più action, dovrebbe essere più veloce, le telecamere fisse non c'entrano, ormai sono old, non vanno più bene, hanno strutturato Resident Evil 4, che è comunque un capitolo bellissimo, io l'ho giocato, però non è più Resident Evil quelli là di una volta, non è più lo stesso, si è perso quell'aria oppressiva di Resident Evil dove tu non vedevi cosa c'era davanti a te, ti sentivi solo la voce degli zombie nelle orecchie. Si è persa quella cosa. E da Resident Evil 4 in poi è stato un picco fino a Resident Evil 6, ragazzi. Che a parte la storia di Leon, non si può proprio vedere. Quindi stiamo attenti quando ci lamentiamo. Perché adesso con Resident Evil, gente che con Assassin's Creed si lamenta, dice: ma è sempre lo stesso gioco, è sempre lo stesso gioco. Fa schifo perché è sempre lo stesso gioco. Cambia solo l'ambientazione, qualche piccola novità. Gente che si lamenta così di Assassin's Creed è la stessa gente che si lamenta di Resident Evil. Ma non è più lo stesso gioco, non ci sono gli enigmi, non ci. È diventato tutto uno spara-spara, eccetera, eccetera. È proprio perché c'è gente che si lamenta di sempre lo stesso gioco, che il gioco è cambiato. E non è più lo stesso gioco. La stessa cosa fare per Final Fantasy. La mia serie preferita, ragazzi. Ogni volta che prometto Final Fantasy 13 dentro la console, nonostante io l'abbia giocato, platinato, tutti e tre i capitoli, mi piange il cuore. Ora sto esultando che è uscito Final Fantasy HD Collection 10, proprio perché quando lo vedo dico: ah, questo è un Final Fantasy. Perché siamo andati a finire a questo per sempre? Per cui là. Ma il gioco è troppo uguale, il gioco è sempre la stessa cosa, i turni. Addirittura un mio amico mi disse: ma a te ti piacciono i giochi che si parla solo? Che incredibile, bisogna mettere le mani in testa, incredibile. Quindi ragazzi, attenzione a dove ci lamentiamo. Poi ovviamente, se voi mi venite a dire, cioè abbiamo parlato di essere sempre uguale il gioco, ma qualitativamente sempre bello, è che mi apporti delle piccole novità senza stravolgere il genere. Poi tu mi venite a parlare di Call of Duty, che ne esce uno all'anno, però fanno copia e incolla, pure addirittura con la storia. Ci sono delle immagini che ho visto, proprio delle animazioni copiate. Allora là vi do ragione, Call of Duty, i primi 2-3 capitoli magari erano carini, però poi è andato, per chi piace il genere ovviamente, erano carini, però poi è andato a scagare, come dico io, perché hanno proprio usato sempre le stesse cose. Guerra, Vietnam, una volta che ho usato il Vietnam, una volta che ho usato... Il gioco resta sempre quello, poi le meccaniche sono sempre le stesse, a differenza invece di Battlefield. È sempre lo stesso tipo di gioco alla Call of Duty, però ogni anno ne esce un gioco di qualità, molto simile a quello passato, però ne esce sempre un gioco di qualità che agli amanti del genere può piacere. Però Call of Duty addirittura fanno copia e incolla con le animazioni, con la storia. Storie che non ci stanno in cielo né in terra, quindi dobbiamo saper un po' regolarci su quello che diciamo, ragazzi. Quindi siamo attenti quando diciamo questo gioco dovrebbe cambiare un po', perché se poi il gioco cambia, ma cambia radicalmente e non è più il gioco che giocavamo prima, non ci possiamo più lamentare e dire ma Assassin's Creed non è più quello di una volta. E grazie o cacchi che non è più quello di una volta. Ci avete fatto due balle a sé, questa maniera che il gioco era sempre tu sempre la stessa cosa. È normale che poi si cambia genere e il gioco va a finire nel dimenticatoio. Vedi Tomb Raider, perché per cambiare siamo dovuti tornare all'indietro. Siamo attenti su questa cosa, ragazzi. Beh, io mi sono sfogato un po', ragazzi. Se il video, come al solito, vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace. Mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi piccoli argomenti di cui abbiamo parlato oggi, sempre nei box commenti, ragazzi. Se avete suggerimenti, sono sempre ben accetti, ragazzi. Se il video mille casi, non vi fosse piaciuto, la vedete Lady Gaga qua. Da parte sua. Madonna.
Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, ciao!